Grazie Presidente. Io intervengo perché ho sentito alcune affermazioni che però necessitano di qualche eccezione. Non è necessario uscire dalla nostra regione per vedere degli obbrobri, così come non è necessario uscire dalla nostra regione per vedere situazioni di mancata pianificazione o non pianificazione o diciamo utilizzo selvaggio o non utilizzo della vecchia legge sulla urbanistica. Parlo ovviamente della provincia di Rimini. Abbiamo una situazione dove alcuni comuni, come ad esempio quello di Misano Adriatico, non hanno mai utilizzato la vecchia legge, gli strumenti che la vecchia legge dava. Un comune piccolo dove ancora oggi si parla di costruzione di nuovi centri commerciali che questa nuova legge non andrà ad arginare. Due nuovi centri commerciali in pochi chilometri quadrati che, come dicono sia CNA che Confesercenti, andranno ad uccidere definitivamente il piccolo commercio, alla faccia della legge sui centri commerciali naturali che questa regione ha fatto e poi ha ridimensionato anche nella distribuzione delle risorse, limitando quindi anche gli interventi che i singoli comuni possono effettuare. Una situazione dove ormai purtroppo è entrato nel vocabolario il termine riminizzazione e che ha portato alla costruzione anche all'interno di Rimini di situazioni come quella di Acquarena, dove con la scusa di una nuova piscina comunale in realtà si sono dati altri metri quadrati in concessione ad uso commerciale, dove abbiamo addirittura un master plan, quindi qualche slide descrittiva, che è stato usato come strumento urbanistico e che il TAR ha giudicato illegittimo. Purtroppo, come già stato detto, per le motivazioni già elencate dalla mia collega, riteniamo che questa legge non aiuterà né ad arginare né a risolvere queste situazioni. E la provincia di Rimini è una delle province con il tasso di urbanizzazione più elevato. Ormai abbiamo cemento ovunque. È una situazione insostenibile e francamente questa legge, che comunque rischia di consentire la costruzione di altre due città grandi più o meno come Bologna, temiamo che possa solo peggiorare ulteriormente la situazione di una provincia già abbastanza martoriata dal cemento.